buongiorno a tutti da parte di Antonio Romano, bentrovati. Ospite quest'oggi, ovviamente avete sentito due voci, una sola è possibile fisicamente che possa stare qua, ed è la grande, la signora della canzone napoletana, ma non solo, anche di un certo tipo di canzone che si proietta verso l'etnico, Consiglia Ricciardi. Buongiorno Consiglia. Ciao Antonio, grazie. È sempre voglio un piacere. Salutare anche Daniele che sta dietro la regia. Ciao Daniele. Senti, è sempre un piacere averti qui e è ancora un piacere invece far conoscere ai nostri ascoltatori, quando lo dico io parlo di ascoltatori non quelli soltanto che ci ascoltano attraverso l'FM, quindi in Campania, ma quelli che ci ascoltano attraverso i telefonini, attraverso l'internet in tutto il mondo. Molti sanno che abbiamo anche pubblicato recentemente degli ascolti veramente impressionanti che noi abbiamo negli Stati Uniti per esempio e anche in Germania. E appunto a beneficio di queste persone che hanno una cognizione già maggiore del progetto di cui parleremo adesso con Consiglia, ci rivolgiamo, ma ovviamente anche agli amici di casa nostra, perché è giusto che anche noi, quando le cose sono belle e sono produttive, vengano sviluppate anche qui da noi. E in questo tu sei pioniera, vero? Va bene, inizio sempre per prima e poi magari gli altri mi seguono, questa è una buona cosa. È un'apripista. Difatti oggi parliamo di un termine napoletano, internazionale. Voi sapete perché io preferisco i termini napoletani, però cerco di pronunziarlo nel migliore dei modi, crowdfunding. Crowdfunding? Crowdfunding. E in sostanza cos'è? Ecco, spiegacelo un attimino. Ma praticamente io sto realizzando un album che si intitola Sud. Sì. E per la verità me l'ha prodotto la Phonotype Record. Sì. Vorrei realizzare, oltre a questo album, chiaramente, perché è la Phonotype che l'ha prodotto, però il video, un video su un singolo, un videoclip su un singolo del disco Sud. Quindi è un progetto che io vorrei realizzare attraverso questo crowdfunding. Praticamente i miei fan dovrebbero in qualche modo aiutarmi a sostenere questo progetto. Questa è una cosa che si fa in tutto il mondo, purtroppo in Italia non è tanto divulgato. Però attraverso internet, attraverso i miei cari amici, attraverso tutti che si possano passare la voce e appunto dare una mano a questo mio, a questa mia idea, a questa mia... Io rafforzo quello che tu dici, in poche parole, ecco, vorrei essere anche un tantino più brutale nell'esprimere un concetto. Si dà la possibilità ad un artista, ma noi dicevamo che non è solo un artista, può essere qualsiasi attività abbia bisogno, di una collaborazione, di una condivisione, ma nel caso dell'artista io credo che sia importante, perché l'artista spesso è soggetto praticamente a elementi magari di disturbo, gentaglia in effetti che opera in questa ambiente. In questo caso l'artista si mette in discussione e chiede ai suoi fan, a coloro che credono in lui come artista, per sviluppare dei progetti in maniera autonoma, cioè in buona sostanza un cantante come Consiglia Ricciardi canta quello che gli pare, si esprime come gli pare, non deve dar conto a nessuno se non al suo grande pubblico. Non so se ho banalizzato il concetto. Bene, meglio. Bene, bene. Ecco, ho avuto l'approvazione di Consiglia. Dunque, ovviamente ne ho un attimino solo, poi torniamo un'altra volta sul progetto. Volevo però che tu ci parlassi anche di questo Sud. Io ho avuto il piacere di leggere i testi, sono bellissimi, sono di Peppe Ricciardi, sì, credo anche sì. Le musiche siano su due. Ma più o meno Sud è sulla scia del disco Aria Amore e Alma Latina, sì. Ed è un disco che parla del nostro Sud, del Sud del mondo, quindi ci sono varie tematiche, chiaramente detto in modo poetico, e chi ha scritto i testi e ha organizzato la stesura degli arrangiamenti è mio fratello Giuseppe Licciardi, che lo fa sempre, tu lo sai, in tutti gli altri album. È un grande musicista e credo che poi ci vengano idee, chiaramente siamo un team, io e lui è come se fossimo un team, perché chiaramente ci diamo la forza, uno dà la forza all'altro di realizzare appunto delle cose che magari ci piacciono e cerchiamo in qualche modo di poterle far ascoltare anche ai nostri fan.
E aggiungerei anche un'altra cosa, perché i Ricciardi, come dire, non fanno soffrire il loro cervello. C'è anche un libro autobiografico che pure, diciamo, è questo prossimo. Questo poi magari lo facciamo dopo, però adesso ecco, ci dobbiamo assolutamente fermare, altrimenti divaghiamo troppo. Perfetto. Allora, io voglio realizzare un videoclip e chiedo a tutti i miei fan la partecipazione attivamente a questo crowdfunding. Chiaramente non è che voi mi date, io devo andare, vi sto elemosinando dei soldi, no, assolutamente, perché avrete, dopo che magari prenotate, partecipate attivamente a questo crowdfunding, voi è come se prenotaste prima il mio album. Quindi ci sarà un fondo che sarà di un determinato budget. Se questo fondo riuscirà in qualche modo ad essere superato o arrivare a quel punto che è stato diciamo dichiarato, allora significa che verranno aperte le danze e quindi io realizzerò il video e voi avrete tutti i regali che ho messo a disposizione. Ecco. Ossia, per esempio, vi faccio un esempio, ecco, il nuovo CD Sud è di, può costare 20 euro. E poi con il CD anche una cartolina firmata, oppure magari una pendrive da 4 giga discografica con un videoclip più la cartolina con la dedica autografata, 30 euro. Cioè ci saranno dei premi, oppure magari io posso in qualche modo, se faccio la partecipazione di molti di voi, posso anche fare un punto d'incontro con tutti i miei fan che hanno partecipato e posso andarmi a prendere un caffè, ci andiamo a mangiare una pizza. Cioè ci sono tante di queste cose che io vorrei sviluppare, esatto, e creare. Ma io credo che questa è una cosa veramente bellissima, importante. Credo a questo punto stacchiamo un attimino con un'altra bella canzone di consiglio. Ritorniamo ancora a Antonio Romano ai microfoni, ospite graditissima Consiglia Ricciardi. Stiamo parlando di questa partecipazione che stiamo chiedendo al pubblico, agli amici, a coloro che amano Consiglia Ricciardi, appunto per dare la possibilità a quest'artista di gestire direttamente le sue proposte musicali e culturali. E allora la cosa importante è questa: per partecipare a questo crowdfunding basta andare sulla pagina Facebook di Consiglia Ricciardi, quindi cliccare sulla foto su Partecipa e seguire le istruzioni. Voglio anche precisarvi che chi vuole chiarimenti ulteriori può chiamarci qui, non sarò io che sono un giurassico, ma c'è una persona tecnologicamente avanzata, vi spiegherà i concetti. Io voglio dire solo questo, giusto per spendere un'altra parola su questo sistema di partecipazione dal basso. Ero stato contattato mesi fa da un regista italo-americano, il quale appunto mi parlava di questo progetto e che lui praticamente non intendeva passare attraverso i produttori cinematografici, ma intendeva progettare il tutto con la partecipazione dei propri praticamente ammiratori ed altro. E mi pare che il progetto sia andato a buon fine e abbia anche cominciato le riprese di questo film, che tra le altre cose ha a che vedere anche con il nostro Massimo Troisi. Non so di più perché poi l'ho perso di vista. Quindi ci sono, insomma, voglio dire, dei precedenti, e dicevamo prima in privato che in tutto il mondo questo sistema sta prendendo piede ed è giusto che prenda piede anche qua. Consiglia un poco fa da apripista. Allora ci teniamo a chiarire una cosa: qui non è che stiamo chiedendo, come dire, un obolo, siamo come la persona, con tutto il rispetto, che sta col cappellino e dice dammi qualcosa che devo mangiare. Qua si tratta semplicemente di sviluppare un progetto in proprio, e io credo che sia una cosa esaltante questa qua, e ti faccio i complimenti per averci pensato.
Detto questo, voglio anche fare un omaggio alle prime tre persone che immediatamente hanno diciamo partecipato, e voglio citare i nomi. Si tratta di Aldo Ferracci, Salvatore Cuomo e Carmen Cirillo, che hanno contribuito a far sì che questo video venga fatto. Ricordiamo che nei 20 euro che si chiedono c'è il video, c'è la prenotazione anche dell'album Sud, c'è una cartolina firmata e c'è la possibilità, se noi riusciamo ad agglomerare un numero di persone intorno a questo progetto, Consiglia si renderà disponibile a partecipare, ecco, alla pizza, al caffè, venite qui in radio, Consiglia vi firmerà gli autografi, vi fate le fotografie insieme a lei, insomma possiamo fare di tutto e di più, proprio perché vogliamo che queste cose vadano a buon fine. È chiaro, pure più aumenta il budget, più c'è la possibilità di fare tante cose, chiaramente. Ecco, sono previsti una serie di premi, praticamente, perché è come in questi sistemi, diciamo, più diventiamo, diciamo, a contribuire, più si creano queste possibilità, si arriva anche al premio finale, che potrebbe essere con un contributo veramente ragionevole, ma basso, direi io, ad avere Consiglia che ci organizza anche un concerto in forma privata, quindi più di questo veramente io ti dico la verità, se avessi adesso in questo momento la disponibilità direi così, rimani qua, mangiamo e stasera ci fanno un concerto a casa mia. Esattamente. Voglio dire, questa è una cosa che si può fare, perché ecco, l'artista per certi versi, mi preme dirlo ed è giusto che lo dica io e non lei, e in questo caso scende veramente tra la gente in tutti i modi, ed è un modo come un altro molto bello di far capire che l'artista è uno di noi e non è quello che sta sul piedistallo, ma infatti, che ci guarda è una... in basso, è una cosa importante, perché anche artisti importantissimi, ecco, che stanno decidendo di fare questo, diciamo, progetto, non questo progetto mio, diciamo questo crowdfunding, un progetto simile anche in America principalmente, sono delle persone veramente notissime, e quindi fanno sì che scendano in ogni caso attraverso le loro proposte, proprio tra il pubblico, hanno proprio i loro fan a disposizione e cercano in qualche modo di essere tra loro. Quindi io credo che questa cosa si dovrà assolutamente divulgare, perché noi italiani dobbiamo fare in modo che questa cosa diventi anche per noi, cioè non dobbiamo aspettare la casa discografica importante che ci fa la cortesia di poterci produrre, assolutamente no. Secondo me noi la nostra cultura ce la possiamo poter divulgare da soli. E poi aggiungo io, ma lo faccio con un pizzico di polemica, diciamo che le case discografiche famose ed importanti producono veramente pattume, immondizia, e ovviamente chi veramente produce arte non sarà mai preso negli ultimi tempi in considerazione, lo dico senza peli sulla lingua effettivamente, e ce ne accorgiamo che ci producono dei prodotti musicali veramente aberranti, e c'è qualcuno che ci casca, ma la maggior parte sta aprendo gli occhi in questo senso. Va bene, quindi, dobbiamo fare in modo che noi siamo non dobbiamo essere dipendenti degli altri, ma indipendenti, dobbiamo vivere la nostra vita e fare le cose che ci piacciono. Diciamo la verità, una radio, ma anche un artista, noi abbiamo un solo padrone, tra virgolette, il nostro pubblico, quindi noi ci rivolgiamo al nostro unico padrone che riconosciamo, insomma, ecco, non è ruffiano da parte mia dirlo, è la verità, insomma. È un po' una cosa strana che oggi stiamo proponendo ai fan, probabilmente non l'hanno mai ascoltata una cosa del genere, però io credo che dobbiamo iniziare, in qualche modo certo. Dobbiamo iniziare. E io sono contenta di essere forse la prima, una delle prime a poter iniziare questa scalata, diciamo. Benissimo, e che riuscirà, ne sono convinto. Sui titoli di coda del video ci saranno i nomi uno per uno di coloro che hanno partecipato, giusto, all'iniziativa? Sì, poi appunto chi parteciperà a questa realizzazione, ci saranno i titoli sul videoclip, quindi che scorreranno di tutti quelli che hanno sostenuto questo progetto, e poi avranno, ripeto, anche una copia omaggio del DVD, sicuramente, sì. Sicuramente comunque ci sono vari premi, questo tutto lo troverete su Facebook, su internet, e quindi eventualmente poi magari, se come ha detto Antonio, se non siete così sicuri di quello che avete ascoltato adesso in radio, magari telefonate in radio, vi faranno tutte le delucidazioni
situazioni che poi del caso, insomma. Assolutamente, noi veramente confidiamo molto su questa vostra partecipazione, ci aspettiamo che interveniate in questo senso numerosi, facciamo sì che questi progetti prendano piede, perché veramente liberano l'arte praticamente da ogni condizionamento. Esattamente. Benissimo, io credo che a questo punto ci possiamo anche salutare. Noi ovviamente consiglia qui da noi e di casa, quindi in qualsiasi momento, ovviamente quando ci sarà il video, quando ci sarà il disco, consiglia parteciperà, sì, insomma, certo. Qui ci sarà sempre e comunque, perché è uno degli artisti, forse quella mi sbilancia, quella che è più gradita qui a Radio Amore. Ti ringrazio, sei gentilissimo, veramente sono contenta di questo tuo affetto. Grazie a Daniele dall'altra parte, grazie del video, grazie a Peppe che ha fatto oggi, anche oltre ad essere un grande maestro, un grande compositore, anche un organizzatore di primordine. Ciao Peppe, grazie. Saluti a tutti e alla prossima. Ciao. Mi raccomando, ci aspettiamo da parte vostra un bel riscontro. Ciao. Grazie, ciao. Barca pamara nata vota, ma che tu si nata mare mare, e si te trova mieta la tempesta, a via no porta non la trova chiù, e quando tiene voi.